Beh, la prima cosa che mi ha veramente colpita profondamente è sentire il tono con cui sono state poste delle domande, domande che comunicavano bisogni essenziali delle persone qui dentro, posti con proprio quasi un'implorazione, nessun risentimento, ma che comunicava proprio l'intensità della fatica e del dolore che si vive. La seconda cosa che mi ha colpito enormemente è stata il fatto che il nostro arrivo qui ha messo in moto delle energie positive, c'è stato un lavoro straordinario di preparazione che ha coinvolto i detenuti fino al punto che uno di loro, alla fine, dopo aver visitato il reparto La Nave, mi ha detto che ha chiesto, 10 di loro hanno chiesto di poter continuare a lavorare ieri sera dopo le 8, l'orario di chiusura delle celle, per pulire il loro reparto e quelli affini, per farci vedere il meglio di quello che possono fare e mostrare a tutti quanti. Un orgoglio di essere dentro questo reparto che secondo me è l'emblema di quello che deve accadere, sprigionare energie positive. E l'ultima cosa che non voglio dimenticare, che alcuni di loro salutandomi dopo un momento anche molto festoso in questo reparto mi hanno detto: non si dimentichi di noi, io me li porto nel cuore.